a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qua su Spawn 92 Paradise. Oggi si spacchetta, questi sono gli ultimi booster bundle che mi sono rimasti della serie 151 inviati da Fantasia Store. Te lo ricordo che non mi ha dato particolari gioie, particolari sbustate. Non ho trovato il Blastoise che mi piace, quello sott'acqua immerso full art. Non ho trovato un Charizard, non ho trovato un Mewtwo, non ho trovato niente. Sono sempre robetta un po' così mezza mediocre. Erika, forse l'unica che sono riuscito a trovare Erika in tutte e due le sue varianti. Andiamo quindi infine a aprire questi quattro e speriamo di essere più fortunati. Altrimenti chiudiamo il sipario su 151 perché guarda, non ne voglio più sapere. Un set che a me non... forse sarà una cosa che è successa soltanto con me, ma proprio la sfiga più totale. Non so se il drop rate proprio è basso per tutti, e a me mi hanno detto che è basso per tutti, ma a me mi ha detto soltanto tanta sfiga. Ecco qui i nostri pacchettini, via, con il coltello tra i denti e senza andare troppo a indugiare, a perdere tempo, andiamo a spacchettare. Energia, Ligitung, Venonat, PJ, Poliwhirl, Pinsir, Bill, Golbat, Ponita, Elixfossil che non ci interessa, e un bellissimo Flareon. E il primo pacchetto se ne va come arriva. Non mi resta che sperare bene con Paradosso. Certo, i Pokémon di Paradosso, ho visto un bel po' di art che non sono male, però sicuramente non vale tantissimo questo Charizard X. Non è sicuramente tra i Charizard più costosi, però ecco, un minimo di gioia, qualche urino desbustata. Non chiedo tanto, rimango umile. Dai Fantasia, dai, lo so che fino adesso mi hai dato magari poche gioie, ovviamente non dipende da te perché non sai cosa c'è dentro, o forse sì, no scherzo ovviamente, però dai, rendimi orgoglioso, rendimi felice, dammi roba che mi fa saltare di gioia. E infatti, posto, vedi? Bravi, un bellissimo Starmie. Via, a parte che sono spropositate le mani, e un bellissimo bellissimo, insomma, quest'arte non è che mi piace proprio tanto. The Weezing. Quando dico bellissimo è perché devo paraculare. No, è perché devo perculare. Non c'è un cacchio dentro. Madonna mia, ok. Come si dice in gergo, che morchia che sto trovando con 151. Ok, 4 pacchetti aperti, il nulla cosmico. Tentacruel, Growlithe e Kabutops. Da, si conferma ancora una volta la mia teoria che o io c'ho il malocchio o 151 non è sicuramente un buon set per pullare. Via, questa è l'ultima busta di questo booster, Kadabra, Nidoking, a posto. Perfetto, abbiamo soltanto il buon Charizardone. Via con il prossimo. Giusto l'altro giorno mi sono messo a sistemare la mia collezione, quella bella ciotta. Ho preso un raccoglitore enorme. A me piace avere tutte quante le carte che ho trovato tutte insieme, in modo tale che non so se sto soltanto io, magari anche qualcuno di voi lo fa. Io ogni tanto me lo prendo, mi metto lì in silenzio e me lo sfoglio per vedere a che punto è la collezione. La contemplo, mi piace. Ma non so se è una cosa da malati o se lo fate pure voi. E li ho divisi con più colori in questo raccoglitore, dove praticamente, che ne so, il rosso sono solo le trainer, fondo rosso del raccoglitore sono soltanto le trainer, poi c'è il bianco. Magari, perché no, a un certo punto faremo il punto e vi farò vedere la mia collezione a che punto è. Arrivato, un gioco di parole bruttissimo, però io sono molto soddisfatto perché si sta espandendo sempre di più. Forza di sbustà, si espande per forza, tranne con 151. Io niente raga, gioco tantissimo questo set. Oh, meno male signori, Giovanni's Charisma, la 197 di 165, la prendiamo, la mettiamo qua e dopo controlliamo il valore. La art bellissima e tutto quanto, ma il valore è sicuramente quello che ci fa capire, ci fa gioire di una sbustata piuttosto di un'altra. È vero, tantissimi che mi dicono però voi state fate solo attenzione a quanto costa e al valore. No, non faccio attenzione solo a quello, è per questo che io ogni tanto parlo anche delle art, perché a me mi piace collezionare. E non... Golem X, molto bello, già ce l'ho. Ah no, ho trovato il Golem X fuori serie. Questa tipologia qui non l'ho trovata. Buono, mettiamo qui. Dicevo, io non ho mai venduto una carta di quelle che ho trovato, ho comprato, ho sbustato. Non mi interessa, preferisco espandere, è il tipico cavaliere dello zodiaco, espandere il mio cosmo ai limiti dell'universo. Io invece, la mia collezione Pokémon ai limiti dell'universo. Staryu, Diglett,
Electrode. Tra l'altro a breve dovrebbe arrivare anche un altro set di Lorcana, che ho visto che comunque il video non vi è dispiaciuto. È una nuova tipologia di carte, ovviamente create dalla Disney, che sta piacendo parecchio. E quindi Morrowhawk, perché no? Perché non portarla con la nuova espansione? Chissà che cosa ci sarà. Certo, Fantasia mi ha detto: guarda, riesco a farti avere qualche cosina, ma non grandi set o in grandi quantità, perché va a ruba. Cioè, sto cavolo dell'Orcana, ragazzi, sta andando veramente a ruba, è incredibile. Disney le cose le fa e le fa bene, quindi anche soltanto per il nuovo set, per farvelo vedere. Sto zitto, regà, non urlo perché c'è sta gente dall'altra parte dello studio, ma cazzo sì! Che cavolo, porca miseria, una gioia, porca miseria, e vai, cazzo! Parola. E che cavolo, dai, regà. Ho detto, che cazzo, almeno Charizard, Door Blastoise, fatemelo trovare. Ho sbustato 28 miliardi. Brava Fantasia Store, che lo sapeva. Sapeva che era arrivato al limite della sopportazione. E cosa ha fatto? Mi ha messo un bel Charizard X fuori serie, uno dei più ambiti di questo set, nel pacchettino. Bravi. Vado subito a proteggerlo. Fermi tutto. Oh, per rimanere in linea, mi sembra giusto utilizzare queste qui con Charmander dietro. Adesso mi sento molto, molto meglio. Nella nostra cosa, ho capito. Comincio a tremare, dico, ecco lì, ma è finita tutto quanto il fluido magico, tutta la striscia positiva. E invece utilizzo il mezzo del lavoro, che è sempre la penna, ovviamente. Se riesco a trovare il Blastoise all'interno di questi altri due pacchetti, regà, basta, non parlo più niente, non dico più niente su 151. Questo comunque è una dimostrazione che lamentarsi paga. Lo dicono tutti ed effettivamente è così. Vai, famo che non è finito tutto il sedere, dai. Vai così, Grimer, Pinsir, Bill, Golbat, Farfetch'd, Krabby e Electrode. Vado spedito, perché è la tecnica migliore. È la tecnica migliore per non perdere l'attenzione. Anda, niente, Morrowhawk. E andare dritti al punto. Io voglio Blastoise. Guardi dritto in camera e dici: io voglio Blastoise. Per forza, Cioè, non è possibile che Foyce mi ha fatto vedere la collezione, mo che sono andato su a Milano e ne ha trovati due. Due, raga, ne ha trovati due. Infatti io ho detto: scusa, dammelo, te lo vendo. Ah, Foyce, ma sei proprio un purciaro, guarda. Te faccio dissing sul secondo canale. Qua sotto, hashtag Foyce purciaro. Non mi dà un Blastoise, sapendo quanto a me... Codina, oh! Due, non è questo Blastoise. Non è lui. Buono comunque, beh, grazie mille Fantasia Store per questo pull. Ma non è lui che volevo. Quindi, Foyce purciaro. Via, Magmar, Shelder, Bellsprout, Orsi, Butterfree, Pefable, Ductrio. Cos'è? Non mi dispiace start di Ductrio, perché è semplice. Questa di Abra è fantastica, bellissima. Vaporeon, che questa qui di Vaporeon non mi dispiace, con tutti questi coralli di sfondo nel fondale marino. Trovo Squirtle con quella, con la grafica full art. Sto Ghastly, a me sto Ghastly, Stunter e sto Gengar a tanti piacciono da impazzire, sono impazziti per start. A me proprio non le capisco, non mi piace. Jolteon, oh, e mo che famo? Troviamo Flareon. Ah no, già ho trovato Flareon. Ultimo pacchetto, buio. Si sa che quando il pacchetto inizia con energia buio, Hunter, eccolo, mamma mia, si sa. Hitmonlee, Zubat, Old Ember, Omastar. Vabbè, apriamo l'ultimo booster bundle e vediamo che cosa ci riserverà il futuro. Via, energia lotta, Oddish, Mankey, Meo, Execute, Golbat, Hunter, Weedle, Mewex. Carino. Non la pullata che volevamo. Kakuna, io vedo sbrilluccicare là in fondo. Però vabbè, ormai sbrilluccicano tutte là in fondo, quindi non c'è da allarmarsi troppo. Pinsir. Signori, altra gioia, Morrowhawk dietro, chi se ne frega. E secondo me anche questo piccolino qua, questa art qua, vale. Ed è anche molto bella, devo dire, al contrario di quella di Charizard, che so sincero, non mi piace granché. Cioè, mi sono entusiasmato soltanto perché mi ricordo che più o meno costava un bel po'. Quella di Charmander mi piace molto, perché è come a guardare il cielo, no? Questa Charmander ha sempre avuto questa cosa di voler spiccare il volo. E poi dopo vedere un bel Charizard che riesce a volare con questo sole dietro di sfondo, con queste nuvole, è veramente gratificante. Riuscirò a trovare Charmeleon? Se riesco a trovare Charmeleon, regà, bomba. Giustamente io faccio le cose per bene e via qua, protezione di Charmander per un bel Charmander. Questo potrebbe essere ok, non me lamento più. Basta, non me lamento più. Questo Charmander così d'amblè mi permette di non lamentarmi più. Electabuzz, Mark, Daisy, Venomoth,
Primeape, Vaporeon, Gyarados. Guarda che bello sto Gyarados. Arrabbiatissimo, chissà che ci sarà qua a sinistra che lo guarda così male. Comunque ho pullato in 151 più da questi 4 mini box che in tutta la collection, le altre box. Tutto adesso sto prendendo. Magmar, Daisy, Venomoth, Rapidash, Magikarp, Energy Sticker, Moltres. Leggendario, ma non troppo. Via. Energy, Coffin. Che bella start di Tangela. Non mi ricordo di averla già trovata. Molto bella. Rapidash, Nidorina, Raticate, Mach, Elegance e un bellissimo Raichu. Via. Ultimo pacchetto, ultima in caso soddisfazione. Siete pronti? Siete carichi? Bellsprout, Orsi, Nidoran, Nidorina, Raticate, Erika Invitation, Machop e Seaking e un Aerodactyl, che per quanto quest'art sia magnifica, regà, quest'art è veramente spettacolare. Madonna quanto è decentrata. Guarda che roba, regà. Guardate qui quanto è picciotta la cornice rispetto a de qua. Incredibile. Non è quello che ci interessa. Passiamo ai costi. Attenzione, ho Mew X. Signori, Mew X, questo qua, così tanto vale? 8 euro? Buono, fermi. Lo proteggo. E io pensavo invece che non valesse un pifferetto. Pure Blastoise X, signori, pensavo che costasse molto meno, 5 euro. Buoni, questi qua ne ho già trovati un bel po'. Passiamo però alle cose ciotte. Quindi partiamo da Giovanni's Carisma. Eccolo qui, intorno ai 9 euro. Questo Giovanni, molto bene. Poi passiamo a Charmander. E infatti questo bellissimo Charmander ci vale praticamente una trentina di euro. Bello. Bello Charmander, sì. Mentre invece questo Charizard X... Porca Eva, regà! Charizard X, questo signore qui, vale più di 100 euro. Basta, non dico più niente. Soltanto con queste qui siamo con un guadagno di più o meno, dai, 150 euro, sì, perché sono 100 più 30 più 10, sì, dai, 150-160 euro. Queste sono le sbustate che vuole Spavald. Regà, guarda che belli sti due, guarda che figata, guarda che spettacolo. Grazie mille a voi che avete visto questo video e che avete portato fortuna, avete mandato il vostro fluido fortunato, l'ho sentito tu. Il fluido, vabbè, hai mandato la vostra fortuna, non voglio fluidi. Grazie mille a Fantasia Store per avermi mandato tutta questa robina, vi ricordo che qua sotto c'è il codice sconto Spavald5. Lasciate like, iscrivetevi. Noi ci vediamo sempre al prossimo video. Ciao.